Ringraziamo la provincia di Caserta, l'ente provincia che ci ha permesso questa iniziativa, grazie al direttore del museo Gianni Solino che ha aperto le porte di Palazzo Antignano per questa iniziativa della LILT. Grazie a voi per aver pensato al museo. Appena abbiamo avuto notizia di questa volontà, di questa intenzione di venire qui a fare questa iniziativa, credo sia un luogo, l'abbiamo ascoltato prima, sicuramente vocato a una iniziativa del genere, perché nella sala dove ci sono le madri credo che sia il luogo migliore per parlare di prevenzione delle malattie oncologiche alla mammella o comunque che colpiscono in particolare le donne. Noi l'abbiamo immaginato come le matres che parlano alle donne di oggi. E c'è bisogno, sembra un paradosso, le madri sono tutto sommato donne dell'antichità che non avevano grande cognizione magari di questo tipo di problematiche, però è l'antica sapienza, come ci ricordava il nostro Don Peppino, sicuramente hanno questa capacità di guardare lontano, lontanissimo, e quindi di evocare un impegno, di evocare una sensibilità che ancora, e questo voi lo testimoniate, ancora dobbiamo ricercare, ancora dobbiamo promuovere, perché senza una prevenzione adeguata sul territorio, sui territori, dovremo combattere sempre con questo tipo di malattie. Il presidente della provincia doveva essere qui con noi, l'avvocato Magliocca, ma evidentemente ha avuto qualche altro impegno più urgente, più impellente, però ci teneva anche lui a esprimere il proprio sostegno per questo tipo di iniziativa, quindi tornate ancora, non è che noi siamo sempre disponibili a ospitare questo tipo di iniziative, ma poi in generale è anche l'occasione per dire che il Museo Campano, ecco, questo mi piace sottolineare, vorrei dire, è sempre più aperto, il nuovo Museo Campano, il senza voler apparire presuntuoso, magari uno che arriva da poco vuole chissà che cosa rivendicare oppure proporre. Noi dobbiamo parlare con i fatti, non tanto con le parole, quindi mostrare che questo museo si apre al territorio, si apre non solo ai territori, perché questo è un museo italico, non è, è certo, è della Campania e della città di Capua che dà il nome alla regione, ma è un museo che parla e che racconta la civiltà italica. Quindi è un museo che deve parlare ai territori, deve ascoltare e contenere i territori, promuoverli, e deve anche aprirsi alle novità, alle innovazioni. Poi siamo disponibili anche ad avere tutte le critiche più o meno fondate, le critiche ci devono sempre stare, però in questo museo vedrete sempre di più non solo mostre di tesori antichi, non solo studiosi appunto di tesori antichi, ma anche mostre d'arte contemporanea. Stiamo pensando anche all'apertura di una sezione di arte contemporanea e vorremmo anche aprirci all'innovazione, quindi un po' di digitale, un po' di interazione, insomma tutte le cose che altrove sono già state introdotte e che qui ancora si fanno attendere. Vorrei dare una mano in questo percorso, in questo senso, è una sfida anche personale che ho voluto raccogliere. Allora, direttore Solino, noi la ringraziamo e naturalmente arrivederci al più presto. Appunto, tornate, non ci perdiamo di vista. Grazie.